Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Lord of Minecraft. In questa puntata molto speciale voglio mostrarvi una trappola molto simpatica e divertente. È una trappola molto strana e carina che ho deciso di sperimentare con voi. Allora, innanzitutto ci servono delle gentili cavie, in questo caso i nostri gentili zombie. Ok, ne basta uno. Come vedete questa trappola è un po' strana, ora ve la faccio vedere subito all'opera. Leviamoci dalla Creative Mode e attiriamo l'attenzione dei nostri amici. Ok, innanzitutto dovremo entrare in questo corridoio. Già, li ho persi di vista. Vedete che mi seguono? Ora immaginatevi, inseguiti dagli zombie, presi dal panico, entrate in questa trappola e bloccherete gli zombie e gli taglierete la fuga, facendo aprire anche dei pistoni che azioneranno l'acqua. E che in poco tempo li ucciderà soffocandoli. Vedete? Ho messo appunto queste trapdoor per bloccare magari la fuga, perché uno magari preso dal panico fa un passo più avanti e la pressure plate perde energia. Vedete? Li ho uccisi, ok. Ora si sblocca tutto, si riaprono i pistoni con il vetro. E la cosa interessante è che potremo anche raccogliere i meccanismi. Gli oggetti droppati dai mob tranquillamente, vedete? Con calma e allegria. Questa trappola è molto molto utile e adesso vi farò vedere bene come funziona, o magari l'ingranaggio principale come funziona, sì. Ok, innanzitutto ci serve della redstone, mi sembra ovvio. Della redstone, delle pressure plate, del vetro, in questo caso il nostro materiale, e dei pistoni. Ok, che cosa dobbiamo fare all'inizio? Perfetto. Posizionate i due pistoni. Uno. Calcolate che questa è l'entrata. Ok. Verticalmente. Posizionate il glass. Oh, scusate, devo fare un'interruzione. Ok, bentornati ragazzi, scusate dell'interruzione. È mia madre che disturba come al solito. Ok, anzitutto prendiamo della sabbia, un materiale qualunque. Ok. No, ecco, scusate, ci ho sbagliato. Ok, questo è il nostro corridoio, giusto? Quindi, ok, mettiamo il vetro. Potete farlo di qualunque lunghezza. Io ora, per questione di spazio, vedete che sto sull'orlo di un precipizio, lo faccio così piccolo. Ma potete farlo benissimo lungo come l'ho fatto io. Allora, ok, fate il vostro corridoio. Alle due estremità, come sempre, vi mettete i vostri due pistoni. Uno qua e uno qua. Ok, il primo passo è fatto, come dire. Ci serve altra sabbia. Mi metto in creative mode così tutto è più semplice. Ok, rimettiamo la sabbia. Perfetto. Ok, adesso dovremo collegare ovviamente tutti i pistoni. Quindi per le pressure plate non ci servono, ci serve il repeater. Ecco. Che sto a fare? Ok, perfetto. Mettiamo il repeater. La 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 la
preso. Perfetto. Ok. Mandiamo. Uniamo i due pistoni. Facciamo anche qui la stessa cosa. Ok, e come potete vedere abbiamo fatto le prime cose fondamentali, diciamo. Ok, voi immaginate che questa è la vostra entrata, quindi le pressure plate che dovranno azionare il tutto sono proprio queste due. Quindi adesso le posizioniamo. Non ci si capisce niente. Pressure plate. Perfetto. Le posizioniamo. Belle belle. Ecco, vedete, sono già caduto. E ho perso anche i miei materiali. Dobbiamoci la spada. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Purtroppo qua c'è questo precipizio. Mamma mia. Ho scelto proprio un'area disagiata, sì, per costruire. Ok, ora uniamo il tutto. Per fortuna. Ok, ora dobbiamo stare un po' attenti che qua c'è, come potete. Io ho scelto come sempre il terreno meno adatto a costruire. Comunque qui sopra vanno le pressure plate. Ok.
Leviamo le torce, magari non serve a niente. Ok, andiamo giù. Qui mettete due ripeter, uno qui e uno qui. Ok, perfetto. E ora potete mettere tranquillamente le vostre pressure plate. Esattamente qua. Ok, guardate adesso. Il primo effetto è proprio questo. Che vedete, in poche parole, si chiude il corridoio, non lasciando possibilità al nemico di scappare. Adesso dobbiamo fare la cosa, in poche parole, più difficile. Più difficile, bene sì. Ok, adesso dovremo tirare una specie di vasca, sempre con il vetro. Vedete come ho fatto qua? Io l'ho fatta molto grande perché veramente, se no, come si faceva? Cioè. Perfetto, quindi adesso mettiamo il vetro, lo strato sotto, il tetto del corridoio sarebbe. Perfetto. E adesso facciamo almeno il recipiente, come dire, sì, il recipiente. Niente tutto questo vetro sprecato. Vabbè che c'è too many items, però. Ok. Abbiamo quasi fatto. Ok, vedete, abbiamo fatto questa bella vaschetta. Ora non mettiamo subito il nostro, la nostra acqua, perché se no la cosa diventerebbe un po' difficoltosa. Ok, adesso dovremo mettere i nostri repeater esattamente sopra. Ecco. Ma che... Forse ho fatto una cappellata a mettere prima lo strato sopra. Dovevo fare il contrario. Sì, infatti. Quindi anche voi fate così. E oplala, dovete unire le due file di pistoni. E oplala. Ok, così va bene. Qui non serve niente, quindi... Perfetto. Ora facciamo la stessa cosa anche qui. Ok, colleghiamo il tutto. Ok, e otterremo questo effetto. Mamma mia. Vediamo. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso sì che possiamo fare il nostro caro recipiente. Aspetto per non far trasbordare tutta l'acqua. Ok. Ok, il primo passo è compiuto. Adesso che cosa dovremo fare? Ebbene sì, ci servirà un materiale, perché dovremo mettere le nostre care amiche redstone torch. Vedete? Quindi ci servirà un bel blocco di grass. Ok, adesso fatemi prendere le mie redstone torch. Teniamo le torce normali, ci facciamo ben poco. Ok. Facciamo qui anche la stessa cosa. Ok. Questo ci serve soprattutto per invertire il segnale, perché sennò otterremo l'effetto contrario. Ok, perfetto. Ora dovremo collegare il tutto a dei repeater. Quindi, un pezzo di due. Ok. Mettiamo i nostri bei repeater. Questo ho messo tempo 2, ma va fatto tutto ad un tempo, quindi non mettete ritardi se non volete avere problemi. Ok, mettiamoli anche qui in repeater. Perfetto. E ancora la redstone. Ok, dovrete ottenere questo risultato più o meno. Sì, ok. Adesso dovrete unire il tutto ovviamente a queste pressure plate. Ok, adesso siamo la nostra scaletta, diciamo così. Ok, e le abbiamo unite. Oh, che bello. Facciamo la stessa cosa anche qui. Oddio, proprio sull'orlo del precipizio. Però non fa niente. Ok ragazzi, adesso guardate, magari lanciamo un bell'oggetto qui per bloccare. Questi blocchi ovviamente non ci dovevano essere, li ho messi io, sono solo blocchi in più. Ok, come potete vedere adesso, voi immaginatevi che siamo lì, no? Adesso, come potete vedere, il nemico che sta qua in mezzo viene, in poche parole, sommerso da tutta l'acqua che stava qui sopra. Quindi, secondo me, è una trappola veramente, veramente letale. La dovreste usare, perché è veramente molto, molto comoda da usare.
Guardate qui, la mia intelligenza sovrumana, avevo bloccato anche questi due pistoni. Purtroppo sono essenziali. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta. Adesso risaliamo qui. Ok. Scusate un attimo. Ok ragazzi, allora, mi sono accorto del mio errore. Purtroppo avevo messo questo blocco qui, che bloccava il circuito anche per questi altri due pistoni. Quindi non temete, adesso possiamo mettere la nostra bell'acqua. L'acqua pura. Ok. Perfetto. Va bene così, non importa. Ok, adesso. Io qui avevo messo appunto delle trapdoor per bloccare magari la fuga, per darvi un momento di calma. Ok. Perfetto, prendiamo le nostre trapdoor. Raptor, dove siete? Eccole qui, nostre care amiche. Una qui e una qui. Ovviamente qua chiudete tutto. Ok, quindi adesso la trappola è perfettamente funzionante. Che cosa mi sono dimenticato di dirvi? Di mettere le pressure plate anche qui, per evitare tutta l'acqua che scorgi. E non è una cosa piacevole. Perché magari se avete costruito qualcosa lì, ai ai ai, che dolore. Ok ragazzi, per questa puntata di Lord of Minecraft, un po' come si dice, un po' complicata, è tutto, ci vedremo nella prossima puntata. Ah, comunque spero che abbiate capito il meccanismo, no? Adesso vedete, la trappola è funzionante. Dio, temevo di aver fatto uno dei miei pastrocchi, invece alla fine è uscito tutto, per fortuna. Ok, quindi, ciao ciao!